Dal 16 al 22 settembre la settimana della mobilità sostenibile aderisce anche Torino. Innanzitutto, cos'è questa iniziativa? La settimana della mobilità sostenibile è una settimana che si organizza a livello europeo, le città possono aderire o meno a questa iniziativa, soprattutto portando degli interventi strutturali, cioè che rimarranno anche nel tempo e non solo finalizzati alla settimana della mobilità sostenibile. È il primo anno praticamente che partecipiamo, perché l'anno scorso siamo arrivati un po' in corsa e soprattutto la delega alla mobilità sostenibile non era ancora la mia, quindi ci tengo alla buona riuscita di questa nostra prima volta. Qual è il programma a Torino? È molto vasto, adesso non so neanche se riesco ad elencarvelo tutto, ma diciamo che questa settimana era dedicata allo sharing, quindi per noi è stato pensato sharing sia a livello di condivisione di automezzi o appunto di mezzi di trasporto, ma soprattutto di spazio condiviso, quindi sia di vie, di zone della città dove poter ritrovare il piacere di condividere gli spazi e anche i diversi modi di mobilità. In particolare domenica 17 cosa succede? Domenica 17 ci sarà una domenica ecologica dove si inizierà un percorso con tutti i presidenti delle circoscrizioni della Torino Camminabile, quindi da domenica inizieremo poi un nuovo percorso per le nuove domeniche ecologiche, le nuove domeniche a piedi, tutti insieme con le circoscrizioni, perché l'idea è proprio quella di limitare il traffico a una ZTL ecologica come anche in anni passati, ma con le varie circoscrizioni studiare ad hoc delle aree della città da pedonalizzare. In questa domenica inizieremo già con alcune aree, la più importante è Piazza Carducci, una parte di Piazza Carducci che verrà pedonalizzata insieme ad altre aree tipo zona Vanchiglia e anche Borgo Campidoglio. Iniziamo con nuove sperimentazioni di pedonalizzazioni. Ecco, che riscontro vi aspettate in città? Spero buono, spero che ci sia bel tempo, gli eventi sono un po' sparsi per la città, quindi spero che le persone ritrovino il piacere di andare con mezzi più ecologici. Chi dovrà lavorare e in che maniera potrà spostarsi? Beh, in giro per la città, avendo ristretto solo la ZTL, ci si potrà spostare liberamente e in ZTL valgono le esenzioni che sono valse in passato. Quindi chi può lavorare, chi deve lavorare per forza, deve spostarsi in ZTL, potrà essere autorizzato ad entrare. Domenica c'è anche il campionato, all'Olimpico si gioca. Sì, il Toro, ancora lo so. Sì, però diciamo che avendo ristretto la zona alla ZTL sarà più facile arrivare anche allo stadio e comunque i trasporti pubblici funzioneranno. Mi avevano chiesto feste di via sulle linee dei tram di forza, purtroppo le abbiamo dovute rimandare proprio per tenere elevato il servizio di trasporto pubblico, quindi speriamo di non creare disagi a chi andrà a vedere la partita. Prospettive per questa prima edizione a Torino? Io lo dico tutti gli anni, dico speriamo che dall'anno prossimo non ci sia più la settimana della mobilità sostenibile, ma di avere un anno di mobilità sostenibile e veramente di non fare più solo una giornata o una settimana, ma dove la gente veramente si renda conto quanto sia importante utilizzare mezzi più sostenibili sia per la salute che per l'inquinamento, che anche quest'anno ahimè cercheremo di tenere sotto controllo. Buongiorno, se ricomincia a lavorare secondo lei c'è ansia da ritorno? Abbastanza, tutto sommato rientrando a settembre c'è abbastanza arretrato accumulato, per cui si fa fatica. Quale può essere secondo lei un rimedio? Un'altra vacanza? Non lo so, cercare di prendersela un attimo comoda all'inizio e poi prima o poi arriverà, come dire, il carico maggiore. E abbiamo già avuto l'ansia, altro che, anzi un bel po' di patema d'animo, però adesso l'abbiamo già superato, abbiamo già iniziato, abbiamo già anche stralavorato, grazie. Perché ansia? Perché il rapporto con la vita di tutti i giorni, le cose che succedono, i pagamenti, insomma tutta la vita che ti stravolge un po', anche le notizie in televisione, insomma sono cose che ti portano ansia, però ragionandoci poi sopra si eliminano. Una soluzione per combatterla? Riflettere con calma, darsi un pochettino un motivo anche più spirituale, se vogliamo, non solo materiale, e riflettersi, magari leggersi la Bibbia, che magari dà anche una calma per tutto il resto. Sì, abbiamo già ricominciato da un po' e quindi siamo già abituati ai nuovi ritmi. Perché c'è ansia secondo lei? Per la fatica di dover riprendere i soliti orari, i soliti impegni, essersi riposati, quindi aver perso un po' il ritmo. Un modo per contrastarla? Prendersi qualche momento di svago.
con la fine delle vacanze si può parlare di ansia da rientro, secondo lei? No, uno è anche contento di rientrare. Secondo lei non c'è ansia da rientro? Ma io sono stata fuori 40 giorni, per cui non ce l'ho, sono anche contenta. Ti puoi anche stufare delle vacanze. No, nessuna ansia, anche perché io sono andata in vacanza a luglio, quindi è già da un po' che sono rientrata. Ansia non ne ho, assolutamente. Perché? Perché no? Perché lavorare in questo momento è un aspetto positivo più che negativo, quindi ben venga il lavoro. Non ho ansia perché non ho fatto le ferie, quindi per me va benissimo. Grazie. Quindi si lavora? Si lavora, grazie. Con la fine delle vacanze secondo lei c'è ansia da rientro? Guarda, io non le ho proprio fatte le vacanze, non so per gli altri le hanno fatte, purtroppo io sono di quella categoria che non me lo posso permettere più ormai la vacanza, quindi non so cosa dirle. Siamo con Erminio Goria, presidente della Camera di Commercio di Asti. Buongiorno presidente, oggi abbiamo parlato di tantissime cose riferite al territorio e soprattutto al Monferrato, anche visto che c'è questo 1050esimo. Però parlando in generale di territorio astigiano, questo binomio rustico-sofisticato, quindi le sagre astigiane ma anche un'eleganza, una gioia come quella della Duia d'Or. Beh, certamente sono due momenti diversi, sono due momenti che comunque, due eventi che hanno 50 anni, quindi sono ormai super collaudati tutti e due. La parte diciamo legata alla Duia d'Or, quindi al concorso dei vini DOC e DOCG italiani, è una grande promozione degli importanti vini che abbiamo in Italia, che abbiamo in Piemonte, che abbiamo ad Asti. Asti è una capitale del vino e durante il concorso, cioè durante il salone della Duia d'Or vengono somministrati i vini che hanno vinto, i vini premiati, e all'interno del salone ci sono tutta una serie di iniziative, come ha detto lei, molto, molto particolari, molto sofisticate, convegni come quello anche di oggi dove riceviamo persone da tutta Italia. Ieri avevamo Edoardo Raspelli, ecco, per fare un esempio, ecco. Il salone dura 10 giorni e è un po' tutta la città, dopo la pausa estiva si ritrova e arrivano persone da tutta Italia, anche dall'estero, e quindi è un momento importante di riflessione, anche molto importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, perché Asti è una città museale importante, dei musei molto belli, il museo di Palazzo Mazzetti, qui c'era il direttore del museo paleontologico, quindi abbiamo veramente dei tesori importanti da far vedere, e anche dal punto di vista architettonico la città nasce romana, poi diventa importantissima nel Medioevo, quindi ecco, tutte queste cose fanno parte del salone diciamo della Duia d'Or. Festival del Sagre invece andiamo un po' più sul contadino, sul rustico, ecco, quindi la rievocazione storica, ecco, di come si viveva in queste campagne, ecco, quindi la sfilata contadina è una cosa veramente, per chi non l'ha vista, una cosa da pelle d'oca, perché parliamo di 3.000 figuranti con tutti i carri, i trattori, i vecchi landini testa calda piuttosto che gli orsi eccetera, alcuni già marchi anche stranieri, c'erano dei Ferguson, ecco, quindi è diciamo un festival delle sagre che è rustico però nello stesso tempo organizzato dal punto di vista industriale, ecco, venendo la sicurezza. Questo era stato quest'anno, qui è stato un anno particolare perché sia per gli atti terroristici che anche per cosa è successo in qualche altra parte d'Italia, abbiamo ricevuto, ecco, da parte delle autorità competenti delle istruzioni per migliorare ancora, già una manifestazione veramente molto collaudata, però sono state prese misure ancora maggiori e fortunatamente non è successo niente, tutto è andato bene. Però è stata preparata con grande cura, e qui va il mio ringraziamento alle forze dell'ordine, il prefetto in testa, e a tutte le altre autorità e altre persone che sono responsabili, ecco, di questo, e che con loro abbiamo lavorato molto, ecco, su questi aspetti.
Qui ad Asti fervono i preparativi per il Palio, che si correrà con molte incognite, e soprattutto i rettori in questo periodo sono presi da mille cose, però soprattutto sono nell'attesa di poter partire definitivamente per questa avventura. Che aria stiamo respirando? Come al solito gli ultimi giorni sono quelli più frenetici, più da farati, c'è un sacco di cose da fare, da mettere a posto, quindi l'adrenalina sta aumentando, arriverà poi fino a domenica che sarà al 101% dappertutto. Ecco, voi d'inizio però partite con il Palio dell'anno scorso da difendere e da onorare, e quindi un clima forse un po' diverso dagli altri. Sì, noi siamo un po' più distesi, puntiamo sempre, diciamo, la vittoria come sempre, perché arriviamo preparati tutti gli anni, però avendo vinto l'anno scorso abbiamo un po' meno ansia, un po' meno pressione. Perché avendolo vinto, dai, giochiamo un po' più tranquilli, un po' più rilassati, forse è anche più facile rivincerlo. Ecco, diamo un'indicazione magari per chi non ha mai visto il Palio o lo guarda esclusivamente da visitatore, da persona esterna, non all'interno delle varie dinamiche dei rettori e dei rioni. Cosa possiamo dire per far affascinare le persone, i turisti, i visitatori a questo Palio di Asti? Ma diciamo che il Palio è una corsa unica, e quindi è qualcosa che poi, vabbè, la passione nasce da piccoli e cresce sempre di più nei comitati, quindi è difficile spiegare veramente cos'è una passione, bisogna viverla. Però per chi viene, si approccia al nostro Palio, vedrà proprio veramente la passione all'interno dei comitati, in faccia alla gente che vive il Palio poi tutto l'anno, non solo la terza domenica di settembre. Allora capitano, tutto pronto per il Palio? Sì, diciamo così, direi che ormai siamo agli sgoccioli, ormai siamo nel vivo del nostro Palio, e da venerdì avremo, giovedì sera ovviamente il Pagliotto, venerdì tutte le varie prove con una parte delle cene propiziatrici alla sera, sabato ancora le prove al mattino e la prova generale della vigilia, che sarà molto importante per avere un buon quadro dei cavalli, dei fantini che si contenderanno al nostro Palio, e sabato sera ancora delle cene propiziatrici per altri rioni e borghi comuni, e la domenica sarà il giorno clou del nostro Palio di Asti 2017. Il Palio è sicuramente una manifestazione in cui regna l'incertezza, e dove credo che, a mio parere, la componente più importante, oltre ovviamente a un anno di lavoro per ottenere una coppiata vincente, sia la fortuna. E in pieno svolgimento sulle cime delle Alpi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Svizzera, il Tour de Jeans, la prima ed unica gara che unisce la lunga distanza all'individualità del corridore, in quanto non sono imposte dall'organizzazione tappe forzate. Vincerà chi metterà meno tempo gestendosi i riposi e le fermate ai ristori. Il Tour de Jeans è la prima gara di questo genere che coinvolge, lungo i suoi bellissimi sentieri e piedi dei più importanti 4000 delle Alpi, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale della Valle d'Aosta e del Montavic. Tutte queste peculiarità fanno di questa corsa una gara unica ed inimitabile. Questo trial non è solo una manifestazione sportiva agonistica, ma anche un mezzo di promozione turistica per il territorio e i comuni coinvolti. Il Tour de Jeans è partito da Courmayeur alle ore 10 di domenica 10 settembre, e lì torneranno gli atleti eroi con un tempo massimo fino alle ore 16 di sabato 16 settembre. La premiazione si terrà domenica 17 settembre 2017 al Courmayeur Mountain Sport Center. Il tempo massimo per concludere la prova è quindi di 150 ore, e in queste ore gli atleti più forti hanno passato il rifugio coda ai confini tra Biellese e Valle d'Aosta, nel rifugio del Partigiano nel territorio del comune di Pollone in provincia di Biella, e altri atleti li transiteranno nelle prossime ore e giorni, essendo posizionato circa a metà percorso. Tanti gli appassionati di montagna che hanno accolto gli iscritti all'ultramaratona, che al di là del significato sportivo è davvero un biglietto da visita eccezionale per le nostre montagne.